Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Siamo a fine stagione, vi faccio vedere un attimino come si salvano i semi del basilico per il prossimo anno. Eccoci qui, questo è l'ultimo raccolto dell'orto, siamo a metà settembre ormai. Il basilico non pensavo neanche che venisse così bello in questo periodo, però si sono abbassate le temperature. È venuto un po' di pioggia, si è ripreso alla grande. Non ho più tolto i fiori dalla pianta, quindi adesso abbiamo due strade per salvare i semi. Potevo far seccare i semi sulla pianta direttamente, ma si sarebbero seccate anche le foglie. Io voglio farci il pesto, quindi era una strada non percorribile nel mio caso. Oppure, come in questo caso qui, ho tolto la pianta, togliamo le foglie, quelle belle, per fare il pesto, e i semi, che sono questi qua, queste infiorescenze. Se ne trovo una, eccole, questa qui. Queste infiorescenze qui, una volta seccate, danno vita poi ai nuovi semi per l'anno prossimo. Ora finiamo l'operazione di pulizia del basilico, dopo vi faccio vedere come le mettiamo a seccare e poi vediamo come togliere i semi. Ho fatto seccare il basilico per circa 10 giorni all'aperto. Ho fatto il mazzettino, l'ho appeso contro il muro dove battevo il sole e si è seccato naturalmente. Ora vediamo se riesco a farveli vedere. Allora, i semi che dobbiamo estrarre sono questi, che ho già estratto giusto per farvi vedere come sono fatti. Sono veramente piccoli. In molti video li vedete enormi perché usano il macro, ma in realtà sono piccoli. Ne prendo un paio in mano. Vedete? Perdono tra le dita. Vediamo se riesco a fermarlo. Ecco qua, sono piccolini. Quindi bisogna avere gli occhi buoni. Allora, il metodo più semplice è quello di smuovere i fiori delicatamente con le dita in modo tale da estrarre i semi. Il consiglio che vi do è quello di farlo un po' alla volta, così che avete modo di vedere dove finiscono i semi, magari un mazzettino alla volta. Ci sono anche metodi un pochino più veloci, ma almeno preferisco questo. Eccoli qua. Vedete? Ogni fiore dovrebbe dare 4 semi. Va da sé che sono talmente piccoli che o magari restano incastrati dentro, ecco come questi qua, o magari si perdono durante il trasporto. Ecco perché una volta che sono secchi i fiori vanno trasportati in modo molto delicato, perché è un attimo che si perdono i semi che sono al loro interno. Ecco qua, vedete, questo ne ha persi 4 contemporaneamente. C'è anche chi soffia, siccome i semi sono più pesanti del resto del fiore, soffiandoci sopra nel modo giusto ovviamente, fa sì che il seme resti sul fondo e il fiore, ormai secco, voli via. Io sono all'interno, sono dentro casa, se mi metto a soffiare, poi mi tocca ripulire tutto e mi tocca litigare. Ecco, vedete, quello che ho fatto probabilmente non aveva grandi semi perché l'ho smosso un po' troppo. È un lavoro, eccoli qua, vedete, ci si arma un attimo di pazienza, magari ci si mette un po' di musica sottofondo e via così. Se avete una buona luce, questo vi facilita il lavoro perché i semi sono di colore scuro, tendono al nero e sono facilmente riconoscibili su uno sfondo chiaro, bianco possibilmente, come ho fatto io. Quindi vi serve una buona luce, dei buoni occhi e uno sfondo bianco, insomma, chiaro. Vado avanti. Questi sono i semi raccolti. Come li conserviamo i semi adesso per l'inverno? Questi semplicemente qui nello Scotex, come ho fatto io, è il metodo migliore, nel senso che evitate i sacchettini di plastica, perché se c'è un po' di umidità fanno muffa e si rovinano. Questo semplicemente lo piego in quattro, i semi sono andati al centro, lo chiudo con un clips, con un fermaglio, con un pezzo di nastro, ci scrivo sopra semplicemente basilico. Ecco qua. E questo va riposto in un luogo asciutto, non al caldo e non ai raggi del sole diretti, quindi lo si può mettere dentro un barattolo di vetro aperto, dentro una dispensa in casa ed è il posto migliore. L'anno prossimo sono buoni per essere seminati. Solo con questo gruppetto di fiori qui abbiamo già una buona scorta di semi per il prossimo anno.
Adesso è il momento di raccogliere e mettere da parte i semi, poi dipende da dove abitate. Io qui in centro Italia siamo a fine settembre, ho ancora molte piante in produzione di basilico, le temperature sono abbassate, loro si sono riprese, ha piovuto un po', quindi la notte tendono a soffrire, ma il giorno si riprendono, quindi tra un po' dovrò tagliarle per fare il pesto, le ultime che sono rimaste. Taglierò i fiori, come vi ho fatto vedere all'inizio del video, li metto a seccare una settimana. Dopodiché estraggo i semi, per l'anno prossimo sono a posto. Prendete soltanto le infiorescenze più belle, quelle più vigorose, perché così abbiamo una selezione naturale in base al nostro terreno, al nostro clima, cioè le piante che si sono sviluppate meglio sono quelle più forti che meglio resistono nella nostra zona. Grazie per essere stati con me anche oggi, è stato un video molto semplice, spero che vi sia utile. Volevo terminare così il ciclo sul basilico, dopo il primo video che ho fatto quest'estate sulla cura, sulla preparazione del basilico per poi avere piante belle e sane, sia in orto che in vaso. Le cure sono simili ma non uguali. Beh, adesso vi linko il video qui nelle note. Grazie ancora per essere stati con me. Se vi è piaciuto il video, mettete un pollice in su. Eccolo qua, lo metto a favore di camera. Se non vi è piaciuto, mettetelo in giù, va bene lo stesso. Ci vediamo giovedì prossimo.